Cosa manca? Beh, manca ancora quel salto di qualità che speriamo di ottenere nei prossimi anni. Perché cosa succede? Quando noi prescriviamo un farmaco, questo ha un suo, nel cervello, uno psicofarmaco ha un suo bersaglio che si chiama recettore e va a interagire con quella proteina recettoriale e lì la selettività è elevata. Però questi recettori non si trovano solo nelle aree del cervello che sono alterate in quella patologia, ma si trovano anche in altre aree e quindi questo aspetto si traduce poi in effetti collaterali in genere che sono poco graditi dal paziente. Allora, qui bisogna dire un qualcosa che sta avvenendo e che stiamo riuscendo a capire in questi ultimi anni attraverso la ricerca più avanzata e anche utilizzando la tecnologia più avanzata. Quando, per partire dalla fisiologia, quando un neurotrasmettitore interagisce col suo recettore, si ha un fenomeno cosiddetto di membrana. La membrana si iperpolarizza, si depolarizza, la cellula si inibisce o si eccita, si attiva. E questo è un vecchio concetto. Questo è il fenomeno di membrana che conosciamo ormai da diversi decenni. Più di recente si è scoperto che al momento in cui il neurotrasmettitore, e questo poi vale anche per il farmaco, perché il farmaco cosa fa? Va a interagire selettivamente con quel recettore di quel neurotrasmettitore e quindi lo fa in modo molto preciso. Quando il neurotrasmettitore o il farmaco va a interagire, attivare o bloccare quel recettore, cosa succede? Che dalla membrana parte un messaggio. Quindi una serie di eventi molecolari che portano al nucleo un messaggio. Mi hanno attivato, oppure non ricevo più l'attivazione, so, della dopamina, perché un antipsicotico mi ha bloccato. Quel recettore è abituato a ricevere il messaggio della dopamina, che può essere elevato o meno elevato, e trasmettere questo messaggio al nucleo. E a quel punto cosa vuol dire al nucleo? Nel nucleo abbiamo il nostro genoma. Quel messaggio si traduce a livello del nostro DNA, dei nostri geni, attraverso dei meccanismi che chiamiamo epigenetici, che si traducono nella attivazione e inibizione funzionale di determinati geni. Sono determinati geni la cui funzione viene ridotta e altri in cui viene alterata. Il risvolto di questo cos'è? La produzione di una serie di molecole, l'espressione, per usare un termine più corretto, di una serie di molecole in più o in meno, che sono utili a stabilizzare la funzione di quel recettore, di quella sinapsi, di quel neurone. Ecco, il nostro limite oggi qual è? Ecco perché non arriviamo ad avere una medicina o almeno una psicofarmacologia di altissima precisione. Perché quando il farmaco o neurotrasmettitore va su quel recettore, parte il segnale, ecco, noi non conosciamo gli eventi molecolari che trasmettono il messaggio dal recettore al nostro genoma. Non riusciamo a vedere, questo lo facciamo con precisione, quello che è il risultato finale, cioè un recettore poi che viene rimodulato, che cambia nella sua struttura, nelle sue proteine costitutive, quello lo misuriamo in modo preciso con anticorpi monoclonali, non c'è dubbio e non c'è errore, però quello che ci manca è la conoscenza di quei passaggi molecolari che dalla membrana al nucleo portano il messaggio. Il giorno che riusciremo a decodificare questo codice che è ancora sconosciuto, riusciremo a capire meglio come funziona un gene e come a livello del gene noi possiamo intervenire facilitandone l'attività o riducendola, perché questa è la chiave. Al momento in cui noi saremo in grado, o con un farmaco, ma guarda, questo vale anche per approcci non farmacologici, con una psicoterapia o con una stimolazione, oggi abbiamo una serie di macchine che danno delle stimolazioni che possono essere utili al cervello, anche questi approcci vanno a modificare la funzione dei geni. Allora, il giorno che riusciremo a decodificare questi codici, riusciremo a mandare al genoma dei messaggi precisi per andare a rimodulare la funzione di quei geni, erano troppo attivati, beh, la rimoduliamo verso il basso, oppure erano inibiti, la riattiviamo. Ecco, questo, il giorno che riusciremo a realizzarlo, diventerà
medicina o psicofarmacologia di precisione e farà fare un salto di qualità straordinario, non solo nel trattamento psicofarmacologico, ma anche attraverso una psicoterapia. Perché la psicoterapia modifica la funzione di quei geni come può fare un farmaco. E allora anche lì, se l'approccio è sbagliato, come può essere sbagliato una terapia farmacologica, fai più danni che non bene. Quindi questo sarà il passaggio, ci vuole ancora un po' di tempo, però l'incremento della tecnologia che si è avuto in questi ultimi 20 anni è stato straordinario e questo ci fa presupporre che andando avanti la tecnologia si affinirà ancora di più e riusciremo a decodificare questi codici.